Ciao amici e bentornati su Survival Hacking, il canale YouTube nato dall'omonimo podcast di cui troverete il link in descrizione. Come in descrizione troverete tutte le indicazioni e le informazioni su dove trovare i vari pezzi o le cose utilizzate in questo episodio, che siano oggetti o che siano strumenti, insomma troverete più o meno tutto quello che vi potrà servire. Oggi ho cercherò di fare un video su richiesta di vari ascoltatori e sarà un episodio piuttosto hard, penso molto difficoltoso e dal risultato incerto, ma lo vedremo subito dopo la sigla. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanella, utile per ricevere le notifiche una volta che esce un nuovo video, in modo da essere sempre sincronizzati. Se lo ritenete opportuno mettete un like al video e condividetelo. Bene, di che cosa parliamo oggi? Diversi ascoltatori hanno fatto una richiesta alla quale già in qualche modo ci stavo pensando e mi dicevano: ma non riusciamo o non è possibile fare un alimentatore più o meno da laboratorio utilizzando o riutilizzando, riciclando un alimentatore da PC, una TX o qualche altro formato, insomma. E ho detto, ma perché no? Allora mi sono un attimo documentato, ho visto un po' in giro e ho visto un oggetto di cui vi metterò il link in descrizione, magari qua un'immagine, un oggetto facilissimo, semplicissimo, che si trova a poco prezzo, che è uno schedino dove voi ci attaccate il connettore ATX, questo, quello che esce dagli alimentatori, lo attaccate sopra e ha già tutte le boccoline per fornirvi le alimentazioni tipiche che questi alimentatori ATX sono in grado di fornire, che generalmente sono il 5V, il 12V e il 3,3V. Queste sono tensioni, sono praticamente le uniche tensioni in grado di erogare da questi alimentatori, quindi più di 12V non ce n'è e in più nessuna di queste tensioni è regolabile. Allora ho fatto un po' di ricerche e ho trovato diversi progetti, più semplici, più complicati, fatti meglio, fatti peggio, insomma alla fine mi sono impuntato su un particolare progetto che è partito principalmente dal fatto che ci fosse disponibile un modello 3D per realizzare un contenitore adeguato. Questo modello era particolarmente intrigante, ma nascondeva un po' di insidie. Intanto cominciamo a vedere l'oggetto e le parti stampate. Allora, la parte stampata principale è il contenitore, che è un monoblocco fatto su un'unica stampa, molto spesso, e vi assicuro è stato, non mi ricordo quanto, mi pare 20 ore di stampa questo blocco. Questo blocco è in grado di mantenere sopra, sul pannello frontale, tutto quello che serve per far funzionare questo alimentatore. Ha tutte le griglie di ventilazione per i vari alimentatori, per le varie ventole che ci sono all'interno, gli interruttori, le prese. C'è tutto. È fatto bene, viene fuori un bell'oggetto, però è impegnativo a livello di stampa. Poi ci sono degli altri pezzi, che sono il coperchio superiore, la parte inferiore, e poi c'è una parte interna invece che serve per ospitare alcuni componenti tra quelli che adesso andremo a vedere, che sta in mezzo alla scatola. Su questo pezzo sono stati poi inseriti degli inserti metallici filettati a caldo, di cui vi farò vedere poi un video a parte su come li ho montati, perché ormai li ho già montati, però ho fatto la registrazione di quando li infilavo dentro e quindi magari qua adesso in questo momento state vedendo come sono stati inseriti. È facilissimo, sono dei piccoli inserti che sono questi affarini qua metallici zigrinati, che però sono filettati dentro. Qui c'era un vano, bisognava appoggiarlo sopra e poi con la saldatore si scalda e con la temperatura si fonde dentro nella plastica e poi rimane dentro, e questo vi consente di avere questa base qua filettata per poter infilare dentro i vari oggetti che poi andremo a mettere dentro. Quindi fondamentalmente sono partito da un oggetto di cui avessi potuto trovare tutto il progetto con il suo bel contenitore, e questo ha comportato tutta una serie di vincoli. Il primo vincolo è l'alimentatore, che non è un ATX, è un suo fratello minore, è un alimentatore che si chiama TFX, non è un ATX, è una versione più compatta, più piccolina, che è dentro certi alimentatori di computer, nel mio caso un Lenovo. Dentro il Lenovo
quelli col form factor non tanto grosso, hanno dentro questi alimentatori qua il formato ridotto. Quindi in pratica comincia già a esserci un primo problema di reperibilità, perché lo scopo era quello appunto di riciclare un alimentatore per PC che tutti più o meno abbiamo in giro o si trovano veramente a 4 soldi. Questo progetto, vi dico già subito dall'inizio, che non è particolarmente economico e credo che per avere un alimentatore regolabile, senza troppe pretese, so, da 0 a 30 volt 5 ampere, è molto probabile che vi costi meno comprare un alimentatore già fatto su AliExpress di questo genere, appunto 0,030 a 5 ampere. Lo troverete a meno prezzo di quello che spendereste per fare tutto questo popò di robo che verrà fuori, che è molto carino, perché sarà un alimentatore con 3 strumenti digitali per il 5 volt, per il 12 e per il 3,3. Avrà le sue uscite, l'interruttore, fusibile, quindi ha 3 alimentatori, diciamo, distinti per tensioni fisse. Di più ne avrà uno regolabile da 0 a 30 volt, anche qua 5 ampere, più il suo interruttore, eccetera. Poi avrà una presa USB per poter fare delle ricariche USB, per caricare degli oggetti via USB, oppure per avere una presa USB per alimentare gli oggetti che magari uno sta facendo. Quindi è un po' l'alimentatore multifunzione, un po' più esteso di un alimentatore normale, però sicuramente non ha un costo particolarmente economico da un certo punto di vista. Poi lo andremo a vedere, magari faremo anche i conti. Però sicuramente, se non avete a disposizione l'alimentatore in questo formato e quindi ce l'avete solo in formato ATX, già questo progetto non si presta, e se dovete comprarlo allora non conviene. Quindi è fondamentale che voi abbiate quantomeno questo alimentatore come formato sotto mano per prendere in considerazione la realizzazione. In più, ovviamente, perché il progetto venga in maniera adatta e adeguata, bisogna avere una stampante 3D per fare questo contenitore, se no anche lì perde un po' il senso. Poi vedremo che servono tante altre cose che adesso appunto andiamo a esplorare. Innanzitutto comunque vediamo che esiste un manuale di istruzioni, chiamiamolo così, che è stato realizzato dall'autore, non solo io l'autore di questo progetto. Il progetto è stato trovato in rete su Thingiverse, vi botterò i link sull'origine di dove è stato preso questo progetto. Io ho fatto solo una piccola modifica, ma praticamente un'inezia. Qua per esempio possiamo vedere lo schema di come andrà assemblato tutto l'oggetto, no? Questo è l'alimentatore, quello TFX, e poi qua abbiamo le varie sezioni, 5 volt, 3,3, 5, 12. Qui abbiamo la parte regolabile, che è fatta da un alimentatore, diciamo, preconfezionato con un bel display OLED che dà molte informazioni, che però ha bisogno di 30 volt per funzionare, per arrivare da 0 a 30 volt. E per farlo si prende il 12 volt e si utilizza un DC-DC converter step up, che questo oggettino qua, che prende il 12 volt in ingresso e tira fuori 36 volt 10 ampere. Questo step up, quindi, questo sopperisce alla mancanza di una sorgente di tensione che possa consentire di poi essere regolato attraverso questo regolatore da 0 a 30 volt. Di conseguenza abbiamo bisogno di questo blocchetto, che per fortuna forse è una delle parti più economiche, nonostante la sua sembra un coso molto costoso, in realtà costa poco questo, e questo ci procura i 36 volt dal 12. E poi lui invece penserà a fare l'alimentatore vero e proprio regolabile, questo modulino, che è un modulino interessante, molto molto ben fatto. È un oggetto che poi lo vedremo, c'è praticamente un alimentatore completo, cioè V-in e V-out, cioè se voi qua gli piazzate un 36 volt in corrente continua, qua esce con una tensione regolabile, in tensione, in corrente. Questo display OLED vi fa vedere tutte le varie tensioni con dei numeri, è uno strumento in pratica, e poi vi fa vedere anche dei grafici, vi fa vedere le cose, e poi avrebbe anche la possibilità, attraverso questo cavettino che noi non utilizzeremo, che ha un USB, questo si collega nella sua presettina che c'è qua e potrebbe anche comunicare col PC con un suo software per scaricare delle informazioni in tempo reale del consumo in corrente, della stabilizzazione in tensione, come funziona, eccetera, ed è possibile anche probabilmente programmarlo da computer per erogare delle tensioni che gli specificate attraverso il computer. Diciamo che io non utilizzerò questa cosa,
ecco, viene fuori anche, non avevo notato. Quindi c'è qui tutto il circuitino elettronico, qua c'è tutta la parte di potenza con lo switching, ed è uno strumento digitale completamente funzionante e regolabile, dalle caratteristiche interessanti. Poi sul circuito sono presenti l'interruttore per attivare questa presa USB, doppia presa, che vi consentirà di poter utilizzare anche l'oggetto per alimentare tramite l'USB degli oggetti. Qua invece sull'interruttore di accensione, che si attiva tramite il power switch on, che è il segnale, ha un LED all'interno che va a 12 volt. Il progettista ha previsto di prendere il segnale PG, che è il power good, che è quello che dà l'indicazione del fatto che l'alimentatore è acceso, regolare, la tensione è stabilizzata correttamente, tutto a posto, e quindi dà un segnale al motherboard che dice power good, sono a posto, e allora poi può attivare la CPU e tutto il resto. Ecco, qua veniva utilizzato per accendere questo LED quando l'alimentatore appunto era in queste condizioni. Siccome gli interruttori di questo genere si trovano solo con l'illuminazione a 12 volt, allora ha previsto uno step up converter da 5 a 12, perché il segnale PG è da 5 volt. Secondo me il LED a 5 volt si accende lo stesso, quindi probabilmente non è necessario. Io il circuitino l'ho preso lo stesso, costa mi pare 1 euro, 2 euro, quindi tutto sommato non è un problema. È sto circuitello qua, i soliti circuitelli dove entri ed esci con le varie tensioni. In questo caso vedremo se serve o non serve, ma se serve, io se l'ho preso lo metterò, però diciamo che probabilmente potrebbe anche non servire. C'è una resistenza di carico che sembra praticamente obbligatoria, perché se no gli alimentatori ATX senza resistenza di carico non riescono a fornire una tensione stabilizzata correttamente, quindi ci vuole un minimo carico. In assenza di circuiti collegati verso l'esterno potrebbe dare tensioni un po' così. Allora viene messa questa resistenza da 10 ohm, mi pare, non mi ricordo più, ce l'ho qua, sì, da 10 ohm, 50 watt sul 5 volt. Quindi questa resistenza, diciamo, procurerà un carico di circa mezzo ampere costante sull'alimentatore. Ricordiamo che questi alimentatori comunque sono come minimo da 10 ampere sul 5 volt, se non addirittura 20. Adesso questo qua ho l'etichetta danneggiata, però sono 10 ampere su 5 volt, 16 ampere sul 3,3 volt e 14 ampere sul 12 volt. Quindi in pratica questo mezzo ampere non è niente, è solo un peccato che hai un consumo di mezzo ampere anche se non hai nulla attaccato. Però purtroppo gli alimentatori per PC hanno bisogno di un carico per poter regolare l'alimentazione al loro interno. Bene, allora, chi ha realizzato il progetto, che ha realizzato sia il progetto meccanico e sia il progetto, diciamo, elettronico, che poi in realtà è mettere assieme un po' di fili, ha realizzato anche un manuale di istruzioni che, fatto bene, che include tutte le varie procedure, vabbè, disclaimer, introduzione. Il manuale era ovviamente tutto in inglese, io l'ho tradotto tutto in italiano, e quindi nel link sotto dell'episodio troverete anche tutti i vari link agli oggetti, come ho detto già prima, ma anche su tutto il progetto e anche tutto il manuale in italiano, con tutti gli step fatti in italiano. Allora, la preparazione dell'alimentatore TFX, che è la parte veramente rognosa di questo progetto. Allora, l'alimentatore TFX, che è questo, come voi lo troverete, ha i fili che escono da questo punto qua. Mentre invece, per quello che servirà a noi, i fili bisogna farli uscire da un'altra parte, cioè di qua. Per far uscire i fili da questa parte bisogna smontare tutto l'alimentatore. Ora, questo non lo vediamo, l'ho già fatto io, perché sennò perdiamo veramente 2 ore per fare questo video. Bisogna togliere questo coperchio, fare un foro qua, un'asoletta, e portare fuori i fili da questo lato al posto che da questo. Idem la presa del 220 volt, che di solito ha questo spinotto, questo coso qui, bisogna toglierlo. Diciamo, i due fili che ci sono, che si collegano lì, vanno in qualche modo dissaldati e vanno portati fuori qua, perché bisogna collegarlo in un modo diverso, semplicemente perché nel case dove andremo ad alloggiarlo si infila proprio dentro al millimetro e non si possono utilizzare i fili che escono a destra o a sinistra. Quindi questo è il primo lavoro che comporta appunto tutto questo lavoro un po' meccanico, se vogliamo, che è un po' elaborato. Ci sono tutti i warning, fate attenzione, se non sapete quello che state facendo non iniziate a fare questo lavoro, perché qua si va a finire sempre col 220, cose un po' pericolose. Ora cominciamo un po' a vedere anche gli altri componenti prima di partire a
realizzare l'oggetto e vediamo tutti i vari pezzettini. Allora, sull'alimentatore sono previsti degli interruttori a bilanciere per l'accensione che vanno inseriti qua, e questi interruttori, lui aveva previsto degli interruttori singoli per attivare solo l'uscita dell'alimentazione, ma rimaneva sempre acceso lo strumento. Io invece ho scelto anche di spegnere lo strumento, in modo che quando si spegne anche tutto quello che c'è qua, lo strumento e tutto, quindi si sa che non sta uscendo nulla. Se invece tu lo accendi, si accende lo strumento e uscirà la tensione prestabilita. Quindi una modifica banale, nel senso che il filo dell'alimentazione di questo strumento passa attraverso un interruttore, niente di che. Quindi abbiamo gli interruttori, abbiamo l'interruttore di accensione che abbiamo già visto con anche la lampadina 12 volt, abbiamo visto la presa di alimentazione per poi alimentare tutto l'oggetto. Ora vediamo in questa scatola cosa abbiamo, e qui abbiamo la presa per le due USB che noi andremo a mettere poi sul pannello e sfrutteremo. Poi decidiamo se utilizzare questi Fastron, ma io direi di no, poi salderemo i fili. Abbiamo una ventola ulteriore che potrebbe non essere necessario, però lui l'ha predisposta qua, ha predisposto un vano proprio qua dentro per una ventola aggiuntiva, e io l'ho presa e la metto, non dovrebbe essere indispensabile. Per evitare che faccia tanto rumore, al posto di collegarla alla sua tensione di alimentazione di 12 volt, la alimenteremo a 5 volt, in modo che giri piano piano e non faccia troppo rumore. E anche questo è un altro componente che poi andremo a mettere. Vabbè, fusibili. Questo filtro e questi due piccoli varistori li ho recuperati dall'alimentatore, ci serviranno ovviamente, dall'alimentatore TFX, che smontando la presa del 220 all'interno li aveva montati saldati, e noi li dovremo riportare qua, e adesso ce li ho qua dentro per quando poi serviranno, e adesso comincio a tirarli fuori, sennò poi rischio di dimenticarmeli. Fusibili e inserti non ci servono al momento. Porta fusibili, anche questi se ci servono ci serviranno. Sono tutti i vari portafusibili previsti, ce ne sono 4 sulla parte frontale, 1, 2, 3, 4, che fanno da ulteriore protezione. Poi abbiamo un po' di boccole colorate, io ho scelto di, al posto di mettere tutte rosse e nere, metterò vari colori per identificare meglio le uscite. Abbiamo il DC disc converter che abbiamo visto prima, poi andremo a utilizzarlo, fare delle banane che adesso non ci servono, e i 3 strumenti famosi, quegli indicatori che utilizzeremo, che sono dei 3 colori diversi, quindi anche loro avranno un colore, adesso andremo a vedere che colore hanno, perché da spenti non si riesce a capire. Sono voltmetri e amperometri, hanno i loro cavi di collegamento, cavi di alimentazione e per la misura. E qua ci sono i 3 strumenti. E adesso c'è tutto questo bel popò di roba, va tutto inserito dentro sto coso e va realizzato. Allora, per prima cosa non ho la sequenza operativa precisa, però comincerò a montare i componenti che vanno piazzati qua sopra, poi dopo li cableremo. Per esempio qui c'è predisposizione per una resistenza, adesso prendiamo delle viti. Allora vediamo un po', ci sono queste 4 zampe che le ho tenute staccate per far vedere dove vanno. Le 4 zampe vanno qua e vanno piazzate con delle viti tipo queste qua, color argento, un po' lunghine. Avvitiamo con il cacciavite, comincio ad avvitare queste e abbiamo messo le 4 zampette. Questa parte interna serve, che è una parete interna che supporta tutta una serie di cose, supporta alcuni pezzi importanti. Allora, questo che è il famoso step up converter DC-DC, poi abbiamo la resistenza di potenza, e poi abbiamo il famoso DC-DC converter che, allora, io ce l'ho, per cui lo metto. In realtà non è necessario questo, però visto che costa veramente poco, e poi io quello ce l'avevo già proprio in casa, non ho avuto neanche per comprarlo. Bene, pensavo di avere uno step up, invece questo qua è uno step down, quindi non è adatto per fare quello che deve fare e quindi non lo utilizzeremo. Verifichiamo solo che il LED di questo affare si accenda anche con soli 5 volt. Eccolo qua, si accende perfettamente. Quindi questo non è necessario, niente, lo togliamo e lasciamo libero questo spazio.
Però per curiosità adesso voglio vedere quest'altro invece, questo affarino qua, se funziona e come funziona. Dovrebbe essere uno step up e verifichiamo che effettivamente faccia il lavoro previsto. Gli attacco un 12 volt e voglio vedere cosa esce. Così verifichiamo se effettivamente fa quello che è previsto che faccia. E se non dovesse funzionare, ragazzi, tutto il progetto sfuma. Tutto è basato su questo pezzo qua. Allora, out, lo accendiamo e l'uscita escono 12 volt. Vediamo questi trimmer cosa fanno. 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Quindi questo trimmer qua va messo al massimo in modo che eroghi la massima tensione. E questo al massimo per erogare la massima corrente. Basta. Sta entrando 12 e sta uscendo 30. Quindi comunque non otterremo più di 30, ovviamente, ma era quello che ci eravamo prefissati. Ok, abbiamo fatto le nostre verifiche. Un'altra cosa che volevo vedere è il colore di questi strumenti. Allora, gli strumenti vanno a 5 volt, il nostro 5 volt qua, alimentiamoli e vediamo di che colore vengono fuori. Questo è blu, quindi blu, questo invece è verde e questo è rosso. Vabbè, lo vogliamo provare? Sì, dai, è rosso. Ora dovete mettere la presa IEC e l'interruttore. Allora, proviamo a seguire le istruzioni indicate. Allora, l'interruttore è questo e la presa IEC è questa. L'interruttore si incastra, per cui è molto semplice. Mentre invece questo va avvitato con delle viti. Allora, qua ci vogliono delle viti con i dadi. Adesso va ovviamente fissato questo, perché poi ci consente di cominciare a fare i cablaggi di tutte le varie cose. Questo si infila qua dentro, poi passano tutti i fili da questo lato. E poi va fissato con le sue viti, come tutti gli alimentatori hanno delle viti per il fissaggio e noi le mettiamo a fissare. Ora che l'alimentatore è praticamente fissato qua dentro, si può cominciare a provvedere a eseguire il cablaggio della parte in alta tensione, cioè quindi quella del 220 volt. Sulla presa che entra l'alimentazione bisogna portarla all'interruttore, l'interruttore bisogna portarlo ad alimentare questo. Per cui questi due fili devono andare sull'interruttore, quindi li taglieremo qua. Prevediamo subito del termoretraibile della giusta dimensione. Sono fili un po' grossi e necessitano quindi di un po' di calore. Alzate la temperatura del saldatore, che sennò non riuscirete a saldare questi cavi. Quindi saldiamo qua il blu, anzi saldiamolo di qua che è più comodo. Ripeto, alzate la temperatura del saldatore perché i fili sono grossi, il morsetto è gigante e serve un po' di temperatura, se no non riuscirete a saldarlo.
Allora, questo condensatore, che era originariamente sull'alimentatore, lo andiamo a riattaccare esattamente come era attaccato, cioè sulla presa di alimentazione, proprio così. Quindi è un condensatore che è stato riciclato dallo stesso alimentatore, era all'interno, adesso lo riportiamo sulla presa che abbiamo messo all'esterno, niente di speciale. C'erano anche questi altri condensatori o varistori, no, sono condensatori credo, filtro, che erano sempre attaccati qua tra il 220 e tra un filo del 220 e la terra, che è il filo centrale qua, e questo dall'altra parte. Andiamolo a saldare anche lui. Saldiamo a terra questi due. Questa è la terra che andremo poi anche a mettere qua sul filo centrale. Ora colleghiamo a questi due fili per poi collegarli all'interruttore per completare il circuito della parte di alta tensione, cioè dell'alimentazione 220, con il recupero appunto del condensatore grosso di filtro e dei due altri condensatori. Abbiamo cominciato a fare la prima parte. Vado a collegare questi fili. Per esempio il nero lo vado a collegare qua, che ha un po' di stagno. Bene. E adesso il blu di là. Cerchiamo di isolare il più possibile. Questi due a loro volta vanno anche loro sull'interruttore. Tagliamo a misura così. Termoretraibile, che ricordate va sempre messo prima, perché sennò dopo siete fregati. Va messo adesso, poi va saldato. E poi non riuscirete più a metterlo. Quante volte mi sono fregato. E ora termoretraibile davanti, questo qua, scaldiamo un po'. E adesso lo stringiamo. Ed ecco fatto la parte, diciamo, di alimentazione, l'interruttore che seziona tutti e due i fili, fase neutro, e li porta dentro l'alimentatore, la terna è attaccata alla terna, il condensatore che è collegato alla fase neutro e poi gli altri due condensatori che sono collegati alla fase e alla terra, e l'altro il neutro e la terra sono due condensatori uguali. E abbiamo fatto la parte di alta tensione, che è quella che qua è rappresentata un po' brutale, che qua si vede il condensatore più i due condensatorini attaccati. Lui ha utilizzato i Faston e più o meno abbiamo fatto più o meno la stessa cosa. E ora invece il montaggio della ventola e degli elementi del pannello frontale e l'interruttore laterale. Ora c'è da allestire un po' tutto. Allora io comincerei con la parte più facile, che è la ventola, che è questa. Questa è la ventolina aggiuntiva che io monterei qui, e la monterei in estrazione, cioè che butta fuori l'aria. Quindi qui c'è la freccia che dice butta di là e la metto così. Questa è la ventola, quattro viti. Sono le quattro viti apposta per ventola, sono quelle famose gigantesche, che normalmente sono in dotazione con la ventola stessa quando la prendete, se la comprate. Se non la comprate perché ce l'avete già,
vuol dire che l'avete riciclata da qualche parte e avrà le viti lo stesso già in dotazione, perché da dove la tirate fuori ci sono le viti. La ventola l'abbiamo messa, poi questa la collegheremo al 5 volt. Bene, adesso cominciamo a inserire tutti i vari pezzettini. Mettiamo le boccole. Le boccole ho scelto appunto di fare un po' di colore. Giallo io lo farei per il 3,3 volt o per il 12. Facciamo per il 12, facciamo il verde. E dietro la rondella. Linguetta. Poi abbiamo il 5 volt che ci starebbe bene il rosso, eh? Però metteremo il blu per averli tutti diversi, perché quello rosso e nero lo voglio usare per il regolabile. Quindi mettiamo blu, c'è un po' di coloranza tamarra. Giallo per il 12. Poi abbiamo il rosso e nero da mettere in cima lì. Ok, poi mettiamo i portafusibili. Allora, boccole e portafusibili le abbiamo messi e ora mettiamo gli interruttori. Mettiamo l'interruttore laterale. Poi mettiamo questo. Ok, e comincia già ad avere una sua forma. Allora, adesso abbiamo questi da mettere. Questo è il rosso. E il rosso, per forza di cose, lo dobbiamo mettere sul giallo, perché è l'unico che non corrisponde con le boccole che ho previsto. Poi c'è il blu e il verde. Il verde va dove c'è il verde. E il blu va dove c'è il blu.
sta prendendo un po' forma. Poi dopo c'è questo che metterò dopo, comunque, che è questo qui. Ok, e ora ragazzi, c'è da cablare tanti bei fili e fare un bel lavoretto. Vedete quanti bei fili sono qua da inserire. E su questo ci dobbiamo appoggiare ovviamente a questo schema. Mi filo un po' con questo inserto veloce per comunicarvi che questo episodio verrà interrotto un po' bruscamente a causa del fatto che è un episodio che è molto più lungo di quello che mi aspettavo e che quindi farlo in un'unica sezione è veramente un po' troppo pesante. Quindi c'è questa interruzione un po' così brusca. Quindi non era stato previsto nella realizzazione del video e di conseguenza viene un po' interrotto così malamente. Comunque nella prossima settimana si proseguirà da dove abbiamo interrotto senza nessun problema. Chi vorrà poi avere bisogno di questo video come tutorial dovrà solo aspettare la settimana prossima e lo potrà vedere tutto in un'unica soluzione se ha voglia. Per cui per questo episodio è tutto. Ricordatevi di mettere un like al video e di iscrivervi al canale. Venite a trovarmi anche su Patreon e continuate a seguirmi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!